Io terrei insieme entrambi gli elementi, nel senso che la discussione sul fascismo è quanto mai attuale e non a caso Giorgia Meloni non ha ancora trovato il tempo di dichiararsi antifascista e una condanna generica alla violenza, diciamo, mina una reale presa di Però posizione sui mi fatti, scusi un cioè che attimo, noi quello. abbiamo appena sentito, io non voglio fare, come dire, difendere nessuno, però quando una persona dice io sono fuori dal partito, i fascisti, i neofascisti, sono contro tutti i fascisti, lo dice di fatto o no? In realtà dice che è contro tutti i tipi di No, ha violenza. nominato in questo video, ha detto la parola fascismo, neofascismo, post-fascismo, no, anche diciamo Gli esami a destra non finiscono mai, questo è un facendo, vecchio elencando una trucco serie propagandistico, di diciamo. declinazioni, mettiamolo così, del fascismo. Però l'ha detto, non si può far finta di dire che non l'abbia detto. Io ripeto, penso che il dibattito sul fascismo non sia uno stato avanzato nel nostro paese perché ancora E discutiamo di questo è un sciogliere i altro partiti discorso, fascisti. però non si può Ampi dire, ce lo chiede secondo me, che la da anni. Meloni non ha pronunciato la parola fascismo Io ho oggi. visto una generica condanna della violenza, ancora un'equiparazione fra diversi tipi di violenza, la condanna degli opposti estremismi. Questo secondo me non è avanzato come tipo di dibattito. Diverso è il discorso sui Green Pass, i vaccini, i Novax, su cui andrebbe invece fatta una riflessione molto più complessiva, molto a tutto tondo, perché la polarizzazione non ci aiuta neanche da un punto di vista Esatto. scientifico. Oggi medici ci dicono che le persone non vaccinate tendono ad evitare gli ospedali anche per curare altri sintomi, altre patologie, perché hanno paura di essere giudicate come Novax, bollate come Novax. Questo non va bene, questo è il segno di un paese che non si sta davvero prendendo cura di tutte e tutti e di un dibattito che va affrontato in maniera meno sterile e meno polarizzata. Rizzetto.